stufa però a te. Buongiorno, oggi c'è un tempo tremendo. Mi sembrava strano che ci fosse tutto questo caldo e sole la settimana scorsa, era un po' fuori stagione e io l'avevo detto, ho detto sicuramente ci frega, arriva un momento in cui arriverà pioggia, freddo e vento. Infatti abbiamo tirato fuori di nuovo i piumini perché faceva veramente freddo stamattina. Però le bambine sono contente perché quando piove loro mettono stivaletti da pioggia e usano l'ombrello, quindi per loro era una giornata bellissima lo stesso, meglio così. E Mauro è andato a lavorare? E io sto andando un attimo da Pittarello a cambiare un paio di scarpe a Nicole, che le ha preso mia suocera. Le ha preso un 28, che è il numero di Nicole, solo che sono un po' giustine, quindi non vorremmo che tra un mesetto già non le vanno più bene, quindi è stato un acquisto inutile. Adesso vado a cambiarle sperando di trovare qualcosa di carino. Sono un paio di ballerine di Laura Biagiotti. Scusate il flash, ma sono nel parcheggio del centro commerciale, non c'è tantissima luce, quindi non si vede un granché. Queste qua sono le scarpine. E servono un paio di ballerine perché abbiamo una serie di eventi e cerimonie, quindi servivano un paio di scarpine carine da mettere con i vestitini. Ho le unghie da ripitturare perché sono veramente oscene. E allora vado a prendergliene un altro paio adesso, glielo cambio sperando di trovare qualcosa di carino. Il problema delle ballerine delle bambine è che le fanno troppo pacchiane, tutte piene di ste pietre brillanti, a me non è che facciano impazzire. E infatti quelle che ha preso mia suocera non mi piacevano molto perché erano un po' troppo esagerate. Mi piacciono più semplici, magari lisce con un fiocchetto. Solo che adesso vi faccio vedere, cioè la maggior parte sono delle pacchianate tremende. Queste qua sono quelle che a me piacciono di più perché sono un attimo più semplici, più lisce, solo che se io porto a casa queste mia suocera mi critica perché non le piacciono, perché dice che non sono abbastanza eleganti. Alla fine ho scelto, prendo quelle di Laura Biagiotti, però una via di mezzo tra il liscio e il pacchiano, cioè non sono liscio e a tinta unita come piacevano a me, ma non sono neanche piena di pietre. Cerchiamo un 29, 25, 29. Vedevo l'ora di tornare a casa perché stavo veramente morendo di fame, mi sentivo svenire perché stamattina per non arrivare tardi all'asilo, ovviamente, non ho fatto colazione, quindi io sono a digiuno da ieri sera, e però già che ero in giro dopo l'asilo sono andata direttamente a cambiare le scarpe, ho fatto un salto al supermercato e forse anche perché avevo messo di nuovo il piumino, quindi è esageratamente pesante per la temperatura, è vero che piove, è vero che fa più freddo, però addirittura il pulmino del Colmar era un po' eccessivo, quindi tra che non avevo pranzato, tra che avevo caldo, mi sentivo veramente svenire, non vedevo l'ora di tornare a casa. Arrivo a casa e mi accorgo che in realtà sono già le 11 passate, quindi è quasi ora di pranzo, non mi metto a fare colazione. Adesso stiro un po' perché ho veramente un casino di roba da stirare, oltretutto con questo tempo le lavatrici non asciugano, quindi mi si sta accumulando un sacco di roba perché l'asciugatrice noi non l'abbiamo. Quindi mi porto un po' avanti a stirare queste quintalate di vestiti e ormai aspetto il pranzo.
dopo 3 ore di stiraggio comunico ufficialmente che sono morta, cioè non ce la faccio veramente più. Poi oltretutto stanotte non ho dormito perché ero un po' agitata, quindi non sono riuscita a prendere un granché sonno. Mi sono addormentata tardissimo, forse erano le 2:30, le 3, non ricordo. E sono veramente stanca e c'è ancora mezza giornata davanti. Oltretutto quel disgraziato del ferro da stiro mi ha abbandonata. Perché non so come mai, ma non fa più vapore. E non è vecchio come ferro da stiro. Lo utilizzerò da 6 mesi al massimo, non di più. No, sicuramente meno. E ha già smesso di fare vapore da un momento all'altro senza motivo. E utilizzo sempre l'acqua distillata, quindi non penso sia un problema di calcare. Non so quale sia il problema, ma ho stirato tutti i panni senza neanche un soffio di vapore. Però d'altro non dovevo stirarli, non potevo lasciarli così, quindi ho fatto più fatica perché non è che si stirano in maniera proprio semplice e meravigliosa senza il vapore. E adesso quindi devo valutare quanto costa il tecnico per vedere se conviene farlo aggiustare o se conviene prenderne uno nuovo, perché se il tecnico mi chiede 100 euro, io questo qua l'ho pagato sulle 120 più o meno, a sto punto conviene prenderlo nuovo. Però non so quanto costa un tecnico per il ferro da stiro perché non mi era mai capitato di doverlo chiamare, quindi adesso vedo. Però so cosa che mi fanno girare le scatole. Ero partita tutta in quarta, bella convinta a stirare tutta casa e alla fine ci ho messo il doppio del tempo. E quindi finché non avrò un ferro da stiro operativo sarà un disastro stirare. Non capisco che caspita di problema ha perché qua dice che il vapore è pronto, si può utilizzare, l'acqua c'è perché quando finisce l'acqua si accende la spia rossa. La pressione è giusta perché deve essere all'interno della linea verde e ci siamo. Non capisco perché cavolo ha deciso di non far più uscire il vapore. Schiacciando la levetta qui dovrebbe uscire il mio amato vapore, ma non esce assolutamente niente. Cioè io schiaccio, ma è andato in sciopero il vapore. Io sto continuando a tenere premuto, ma non esce assolutamente niente. Non so perché. Ho appena messo via tutti i vestiti stirati delle bambine e notavo che sarebbe il caso di prendere un nuovo armadio più grande per le bambine, perché questa, che è tutta la sezione di Sofia, questa. Abbiamo un po' di vestiti, vestiti. Completini, completini, magliette, maniche corte, una maniche lunghe perché le altre le ho già messe via che tanto ormai la stagione è finita. Poi abbiamo maglioni e felpe, scusate, avevo perso l'inquadratura, maglioni e felpe, golfini, scaldacuore, no, questo è un altro golfino, scaldacuore, poi gonne, queste sono gonne. Iniziano a spuntare un po' di pantaloni corti, poi abbiamo tutti i pantaloni lunghi e diverse giacche, giacca di pelle, giacca a vento, due smanicati, i pigiami, qua c'è la catasta di mutandine di Sofia, i pigiami e poi qualche scarpa che non usa proprio tutti i giorni, tipo le mini Melissa, le sandaletti che ancora è presto però li abbiamo già preparati. Scarpette un po' più elegantine da vestito. Ma questa è una sezione del nostro armadio, mio e di Mauri. Quindi praticamente diciamo che più che mio e di Mauri era la zona mia che io ho sacrificato per Sofia. E anche sopra ci sono scatole di vestiti, loro che non mettono adesso. Lì ci sono i vestiti, quelli estivi che tireremo fuori quest'estate per Sofia, che sono quelli di Nicole di quando era piccolina, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a riciclare. E di là invece ci sono i vestiti di Nicole per quest'estate, che sono in realtà quelli che metteva l'anno scorso, che potrebbero andarle anche quest'anno alcuni, quelli che non erano proprio stretti, stretti e giusti come taglia, potrebbero andarle ancora, quindi io li ho messi lì nella scatola e poi li tireremo fuori. E questo è l'armadio, in realtà, in camera mia di Mauri. Specchio. E infatti l'altra metà era dedicata solo a Mauri. Avevamo deciso di fare due ante lui e due ante io. In realtà poi abbiamo mischiato su tutto, quindi qua ci sono cose sia mie sia di Mauri. Poi
cercando di fare una divisione centrale, quindi da qua a destra cose di Mauri, camicie, completi, perché a Mauri piace tanto vestirsi con le camicie. E poi qua invece ci sono le cose mie, camicie, vestiti, un po' di cose mie. Però siamo un po' sacrificati in realtà, là sopra altre scatole di vestiti. E in realtà siamo un po' sacrificati perché dovremmo... Io vorrei allargarmi un po' come spazi. Perché nella cameretta di Nicole e Sofia c'è l'armadio, loro hanno l'armadio, solo che l'armadio è piccolo per tutte e due, non ci stanno tutti i vestiti di entrambi, perché ha solo due ante, no, in realtà ne ha tre, ha due ante, però la terza anta la uso per mettere gli accappatoi, le coperte, le lenzuola di ricambio, quindi praticamente non è utilizzata per i loro vestiti, ma utilizzo solo queste qua centrali. Però non bastano, cioè, guardate il disordine sopra che ci sono altre coperte. Però, andate a sbattere contro il lettino delle bambole. Però sotto ha solo Nicole in realtà i suoi vestiti, pantaloni con i vestiti completi, golfini, maglietta maniche lunghe poche, perché ovviamente stiamo andando alla stagione estiva, un sacco di magliette maniche corte, giacche e i vestiti quelli che usano per giocare i travestimenti, quindi Cenerentola, Rapunzel, uno da indiana, uno da strega, quello di Halloween, che a loro piace travestirsi, glieli metto qua così sono a portata di mano. Poi sotto, pigiami, canottiere, pigiami, e qua invece Nicola ha il porta calzine e porta slip, dove vengono piegati e messi lì all'interno. Però come vedete, cioè, è pieno. Sotto ci sono le cose, diciamo, intime e pigiami. Sopra ci sono... ha lanciato dentro queste scarpe, Nicola. Sopra ci sono i vestiti e ovviamente, come vedete, non c'è spazio per Sofia. Servirebbe un armadio a 5 ante come quello che abbiamo noi, in modo che due ante le utilizza Nicole, due ante le utilizza Sofia e un'altra anta viene utilizzata per le cose comuni, come non comuni, però le cose di servizio, coperte, lenzuola e varie cose. Quindi, visto che qua quelli di Sofia non ci stanno, dobbiamo trovare il modo di fare un po' spazio. Perché nella loro cameretta non è grandissima, quindi per fare un po' di spazio per l'armadio dovremmo prenderne una ad angolo. È l'unica soluzione. Devo rompere le balle a Mauri per prendere un altro armadio, perché io voglio di nuovo il mio armadio, io non ho più spazio nel mio armadio perché ho dovuto sacrificare una parte, praticamente una sezione grande come questa, per Sofia, perché se guardate come grandezza è uguale. Perché ovviamente Sofia non ha spazio nell'armadio di Nicole, quindi lo stesso spazio che occupa Nicole lo occupa Sofia all'interno del mio armadio poi. Quindi bisogna trovare una soluzione. Io voglio il mio armadio. Il mio armadio. Non guardate il disordine perché ho proprio lanciato le coperte all'interno. Però l'unica soluzione alternativa che mi viene in mente è quella di, visto che, mi allontano un po' in modo che riuscite a vederlo meglio. Visto che lo spazio sopra e lo spazio sotto sono grandi uguali, potrei ricreare uno spazio per tutto quello che sono vestiti e intimo di Sofia qua al di sopra. Lo scomodo è che dovrei sempre utilizzare una scaletta per andare su e giù a prenderle, perché se ricreo lo stesso spazio così, però là in alto, ovviamente con un bastone là sopra con i vestiti appesi, io non ci arrivo a prenderli. E quindi potremmo ricreare una sezione come quella sotto anche sopra, munendoci però di scala. Devo trovare riorganizzata in questa cameretta. Nel frattempo ho preparato il ragù per stasera perché avevo voglia di fare una pasta che non faccio da tanto tempo e allora mi sono portata un po' avanti. La pasta è una pasta con ragù semplice. E sopra, una volta che l'avete messa nel piatto, sopra si mette la stracciatella che è la parte interna della burrata. Io ho comprato la burrata per praticità e metto tutto, anche la burrata. O magari metto solo la stracciatella e poi la parte esterna della burrata la mangiamo a parte. E comunque è buonissima, però ho trovato questa ricetta anni fa, c'era ancora Nicole piccolina, non c'era ancora Sofia. E l'ho provata e ci è piaciuta un sacco a me Mauri, quindi ogni tanto la facevo. Adesso invece è tanto tempo che non la facevo più, mi è venuta voglia di rimangiarla, allora l'ho preparata. E dovrei lavare i piatti, ma s'arrangiano, rimangono là perché non ne ho assolutamente voglia in questo momento. E visto che tra un'ora devo andare a prendere Nicola all'asilo, e poi dobbiamo andare a danza, e poi devo fare un salto al supermercato a prendere il pane perché stamattina mi sono dimenticata.
E poi a recuperare Sofia dagli zii e poi tornare a casa. Io voglio dormire fino a dopodomani e basta. Quindi, visto che la giornata sarà ancora lunga e impegnativa, ne approfitto per riposarmi mezz'oretta perché non arrivo con un bel sorriso fino a stasera, altrimenti, quindi almeno una mezz'oretta mi fermo e poi dopo riprendiamo, ma i piatti li lascerò a quando torno a casa stasera. Mi toccherà lavarli prima di cena, che roba simpatica, così dopo a distanza di un'ora devo rilavare di nuovo i piatti. Voglio la donna delle pulizie. Scusa, è ancora mio padre. Pronto? Mi ha chiamato Sam. Sicura che non ha detto che era occupato per me, John? No, ma non tenersi caldi comincia a essere un po' difficile. Ciao! Che si dice qui? Niente. Lo manderò tutti dentro te. Non ci credo, cioè, o oh sì, sulla 5 e sono già arrivati come cavolo si chiama? Alla terza stagione, perché è oh sì 3, episodio numero 7 fuori controllo. Non sapevo che avevano ricominciato a fare oh sì. Adesso devo mettermi assolutamente la sveglia sul telefono e guardarmelo tutti i giorni. A che ora è? Dalle? Lo fanno? No, questa è già l'altra puntata. Dalle 2 alle 4 più o meno, vabbè, non riesco a stare 2 ore fermo a guardarlo tutti i giorni, però potrei impegnarmi a ricordarmi che c'è, quindi mentre faccio altro potrei anche guardarlo. Adesso me lo godo. Ho caduto il telecomando. Adesso me lo godo, visto che Madonna mia, io amavo, sì, cioè veramente. Anche perché quando è uscito sì, e lo guardavamo sempre io e le mie amiche, noi consumavamo non so se li avevate anche voi, i 100 messaggi al giorno della promozione Vodafone, che c'erano i 100 SMS al giorno, ancora non c'era WhatsApp. Mamma, come sono vecchia! Ancora non c'era WhatsApp, e quindi noi consumavamo praticamente durante la mattinata, no, perché eravamo a scuola insieme, ma nella sera che c'era Austin, noi facevamo fuori in una sera 100 SMS per commentare insieme le puntate della serie. Ma adesso è il momento sì, quindi succo d'arancia e uova di cioccolato. E che nessuno rompa le scatole fino a che non è finito. Anche perché quando era uscito sì, quando facevano sì, secondo me era nel 2006-2007, sono passati 10 anni almeno. Quando guardavamo noi, sì, noi avevamo l'età dei personaggi della serie, avevamo l'età dei personaggi di Ossì, quindi c'è, ovviamente, quando guardi qualcosa che ha la stessa età, un po' ti immedesimi, ti fai i tuoi viaggi mentali, poi loro, cioè, ricchissimi, noi, poverette, tutte poverettine, loro ricchissimi, cioè, era bello guardarli perché sognavi un po' tutti vestiti fighi, in ste scuole altolocate, feste di qua, feste di là, e noi che eravamo ragazzine ci piaceva un sacco guardare così, un po' come ai ragazzi degli anni 80, fine 80, inizio 90, piaceva Beverly Hills. No, mi sembra che era i primi anni degli anni 90 Beverly Hills, sì, perché io lo guardavo ma ero piccolina, ero secondo me all'asilo, e lo guardavo perché mio zio, che ha 14 anni in più di me, quindi quando io ero all'asilo lui era in piena fase adolescenziale, lui andava pazzo per Beverly Hills. E ogni generazione ha probabilmente la sua serie TV che poi, come si dice, caratterizza la loro adolescenza. Quindi nei primi anni 90 c'era Beverly Hills, 10 anni dopo, nei primi anni 2000, c'era Oh sì, ovviamente. No, c'è stato anche Dawson Creek tra uno e l'altro. Io alla fine me le sono guardate tutte in realtà. All'asilo mi guardavo con mio zio Beverly Hills. Quando ero fine elementare, inizio media, guardavo Dawson Creek e me lo sono guardato tutto fino alla fine e ho pianto quando hanno fatto in prima serata la puntata in cui moriva Jenny, e lì è stato un lutto per settimane.
Dopodiché è arrivata finalmente la nostra serie adatta per la nostra età, perché noi eravamo alle superiori e ci sparavamo le puntate. Dio sì, io non bullizzavo la televisione, assolutamente sì, perché a casa mia avevamo una televisione solo, non avevamo anche la televisione in camera, perché a mia mamma non piaceva questa cosa di avere le camere nelle, le televisioni nelle camere, quindi io lo sapevano che monopolizzavo la televisione la sera che c'era, così. Ma non so se ricordo male, ma mi sembra che era di mercoledì, era proprio un giorno durante la settimana. Mi sembra che fosse di mercoledì, o sì, non ricordo. Comunque io ero innamorata di Ryan. Seth era troppo fighetta, ma mi piaceva Ryan. Assolutamente sì. E prendevamo i Top Girl. Cioè no, non lo prendevamo più. Forse era Top Girl con su, che c'erano sui poster dei personaggi. Dio sì, sì, eravamo proprio ragazzette malate. Dio sì, assolutamente. Oh sì, e Laguna Beach. Laguna Beach è arrivato prima, Dio sì. E anche quello lì ce lo guardavamo sempre, anche perché quello era un reality, che poi non so quanto fosse davvero reality o no, però vabbè, lo spacciavano come reality. E prima di Oh sì, noi eravamo veramente in fissa con Laguna Beach. Non so quante di voi lo guardavano, se lo guardavate, ma era su MTV la sera e io mi ero addirittura registrata gli episodi e me li riguardavo. Cioè, sai proprio quando vai in fissa sulle cose? C'eravamo io e la mia amica Claudia, che eravamo malatissime di Laguna Beach, ma veramente, veramente malate. E comunque adesso che lo rifanno mi piace, me lo guardo volentieri, solo che ora non mi rivedo più tanto nei ragazzi di Oh sì, ma cioè, sento un po' più vicino a me i genitori come tipo di vita, più che i ragazzi. Vuol dire che sono invecchiata, vuol dire proprio che sono invecchiata, mortacci. Guarda che l'elastico va davanti, eh? Dai, era per scherzare. Ah, era per scherzare, certo. La ballerina col ciupa, dimmi. No, è vuoto davanti. Qua. Non deve essere un vuoto. Guarda che sono le tue, non è che sono quelle di qualcun altro. Sì, sono quelle della Gaia. Se erano dalla Gaia erano ancora più piccole, perché lei ha il piede ancora più piccolo del tuo. Quindi con questa coccola si rifiuta. E poi non c'è la cosa la Gaia. Oh, no. Anche la calzamaglia. Davvero? A parte che tu di calzamaglia ne hai già cambiate 4, perché le hai rotte le altre. Quindi andiamo. Non è proprio quelle di casa sua. Sei pronta? Perfetto. La quarta mia. La quarta tua è buttare il ciupa. E questa? Sì. No, non lo butto. Te lo tengo io in mano. Disperazione. Dammi. Voglio testo. Anzi, chiediamo se c'è un bicchierino. Faccio io, tu puoi andare. Bacio. No, io vado a chiedere. Alla Paola, allora te. Grazie. Ma questo, di questo colore è fango? No, è un po' di olio dalle macchine. Attenta alla pozzanghera, Nicky, ferma, eh. Ok. Questa è ben grossa. Questa è grossa, sì. Ben grossa. Gira a sinistra. Brava. Sopra il marciapiede. Se c'è il marciapiede, sopra il marciapiede. Se non c'è il marciapiede, dove si sta? In strada. Eh? In strada. Si sta sulla destra, vicino. O la sinistra. Al bordo. O a sinistra. Guarda che adesso arriva la macchina, devi stare a sinistra. Vai a sinistra, Nicole. Nicky, spostati a sinistra. E vai avanti. Se questa non è sinistra. Sì, amore. La destra. La destra è la manina con cui tu scrivi. Questa. Brava. Nicky, stai a sinistra, che passano le macchine. E se mi devo fare questa destra con la sinistra. Ciao, Babbo! Come va? Tutto bene. Tutto bene, bravissimo. Di lavorare. Bravo. Vedi il signor Percassi? Non è vero. Sì, sì, ho lavorato in un cantiere di Percassi. Ah, non lo sapevo, pensavo che scherzavi. Stanno facendo un bel lavoro a Milano, quello grosso.
Ma che cos'è? Un centro commerciale? Qualche cosa allora, di negozio? Allora, sotto hanno fatto, al piano terra hanno fatto la UBI Banca. Sì? La UBI Banca, quindi cavo, bancomat, uffici, uh-huh, della banca, eccetera, eccetera. E al nel resto del palazzo dovrebbe spostarsi poi il Corriere della Sera. Ah, ho capito. Che adesso è da un lato. Sì. Prima era di qua, si è spostato prima era a destra, si è spostato a sinistra, nell'edificio a fianco. Mm. Adesso sistemano questo, si dovrebbero rispostare e poi ristrutturano quello dietro. Capito. Un po' di traslochi. E le mie bimbe? Hanno mangiato tutta la pappa oggi, scommetto? Io ho mangiato tutta la pappa! Che brava, che brave. Cosa avevate oggi di pappa che non mi ricordo? La minestra? Con i fagioli anche la minestra, fagiolini e patate. Anche la tua piace la minestra? Sì, e poi fagiolini e patate. E i fagiolini anch'io. Ah, che buono. Ma vi hanno dato anche la torta? Sì. Vero, io l'ho letta sul menù. Come mai? Sì, no. Ah, mi sa che oggi hanno fatto la giornata. Hanno fatto il compimese, vero? Ma voi sì. No, Sofì. Che loro un giorno al mese festeggiano i compleanni di tutti quelli che compiono gli anni. Come non c'è andata? A fare il compimento. Eh no, lo fa il mese prossimo, Giorgia compie gli anni a maggio. Digli un po' a papà che oggi gli hanno fatto l'intervista come alle Iene. Digli cosa avete fatto col marito della Miki. Intervista doppia. Eh? Cosa avete fatto fare? La Miki, quella che fa la coreografa per gli spettacoli, sì. Suo marito fa il cameraman. E mi ha detto la Nick che oggi è andato lì con loro e praticamente li hanno ripresi. Però ha detto che è una sorpresa per la cerimonia dei Remigini, vero amore? Sì. Sì, ma vi facevano delle domande o vi facevano dire delle cose? Ci facevano dire delle cose. Ah, che emozione! Per la scuola. Eh sì. Quindi vi hanno fatto fare un video che poi ci fanno vedere a tutti quando fate la cerimonia dei Remigini. Oh mamma mia! E la Sofia? Ha giocato? Con chi? Con chi ha giocato? Con la Gaia. Sì? E con la Greta? No, ma... non c'è la Greta. Ma veramente? Come mai? Perché era compleanno. Allora è stata a casa perché era il suo compleanno? Amore mio. Perché ieri era... Eh sì, ieri, ma oggi ha deciso di stare a casa a festeggiare anche oggi. Sì, sì. Beata lei.